Allora, qui a Laurie si è appena inaugurata questa filiale della Banca del Cilento e di Lucania Sud. Sono con il presidente della banca, allora, avvocato Francesco Castiello. Allora, avvocato, perché è così importante, perché proprio a Laurie questa filiale della banca? Beh, noi nasciamo da una fusione tra la Banca del Cilento e la Banca Lucania Sud, entrambe banche di credito cooperativo. Quindi apparteniamo alla grande famiglia del credito cooperativo che in Italia annovera 400 BCC. La fusione ha portato all'avvicinamento e alla compenetrazione organizzativa e patrimoniale di queste due piccole banche che messe insieme hanno formato una grande banca di credito cooperativo. La Banca del Cilento e Lucania Sud è la prima della regione Basilicata ed è la seconda della regione Campania. La compenetrazione tra le due piccole banche di prima ha creato, ripeto, un organismo di ampie dimensioni organizzative e di grande estensione operativa territoriale. Arriviamo dal Cilento sino a lambire la città di Matera, quindi abbiamo 17 filiali, circa 40 bancomat e una banca in forte crescita che ha oltre 100 dipendenti. Una banca che però, nonostante le grandi dimensioni cui è giunta, mantiene integra la identità originaria, che è quella tipica del credito cooperativo, vale a dire una banca dalla triplice anima: è impresa bancaria, ma è anche società cooperativa a carattere di mutualità ed è anche banca localistica. Questo vuol dire che investe nella stessa area di formazione del risparmio, il risparmio che raccoglie sotto forma di depositi. Questo è importantissimo perché le comuni banche raccolgono il risparmio nell'area meridionale e lo reinvestono poi per la più parte nell'area settentrionale del paese, sicché il mezzogiorno d'Italia si impoverisce sempre di più. E proprio di questi giorni la polemica sulla neocostituita Banca del Mezzogiorno, che sta finanziando soltanto le imprese del nord. Noi invece, anche perché è la legge bancaria che ci impone di fare così, abbiamo l'obbligo di reinvestire i risparmi raccolti nella stessa area di formazione. Ad esempio, i risparmi che raccoglieremo a Laurie saranno per buona parte investiti nel territorio di Laurie, e allora questo crea un grosso volano per il rilancio e lo sviluppo delle economie. Questa è zona dove è molto diffusa la microimprenditorialità e sappiamo che la piccola e media impresa è l'ossatura portante dell'economia italiana. Ad esempio il Regno Unito ha un'economia finanziaria ma non ha un'economia reale. L'83% in Gran Bretagna è costituito da grandi complessi industriali. La percentuale nel caso dell'Italia si rovescia, si ribalta. Noi per l'80% abbiamo una struttura costituita da piccole e medie imprese ed è questo il territorio economico e sociale nel quale si radica la presenza e l'attività della nostra banca. È una banca che investe anche nella cultura, infatti come siamo proprio davanti a un quadro importante, ci ha regalato questa apertura anche alcune opere importanti. Ci vuole anche descrivere un attimo questo investimento nella cultura? Dobbiamo dire questo, che la carta dei valori del credito cooperativo ci fa obbligo di investire una percentuale degli utili, lo dice anche la legge bancaria, una percentuale degli utili di bilancio in promozione sociale e culturale del territorio. E noi in questa ottica abbiamo lo scorso anno a Vallo della Lucania, presso il Museo Diocesano, organizzato una mostra di pittura dedicata a Paolo De Matteis. Paolo De Matteis, nativo di Orria, provincia di Salerno, cilentano doc,
è stato l'allievo e il superatore di Luca Giordano. Secondo Sgarbi, Luca Giordano, grande pittore del 600 napoletano, di più grandi interpreti, era però conosciuto a Napoli come Luca fa presto, perché aveva una bottega molto accorsata, molto apprezzata, c'erano tante commesse, quindi i quadri li lavorava un po' di serie e un po' fugacemente. Invece, sempre come sostiene Sgarbi, Paolo De Matteis era molto più maturo e riflessivo, i suoi quadri erano molto più curati, ne faceva di meno e li faceva meglio, e Paolo De Matteis è un genio del 600, conosciutissimo in tutta Europa, con presenze delle sue più belle tele a Louvre, a Parigi, al Prado, a Madrid, persino nei musei americani, persino nella National Gallery di Melbourne in Australia, e soltanto che dalle parti nostre era poco, ben poco conosciuto. Noi abbiamo fatto conoscere, apprezzare attraverso questa mostra, che è stato un evento nazionale. Ora Paolo De Matteis è ben noto ai cilentani finalmente, e quindi noi abbiamo voluto arredare questa bella filiale, l'abbiamo impreziosita con riproduzioni ad alta risoluzione su tela dei quadri più significativi, tra cui quello che è alle mie spalle e che racconta il mito bellissimo tratto dalle Metamorfosi di Ovidio di Galatea e Aci. Aci viene ucciso da Polifemo, che rotola contro di lui un masso dalle vette dell'Etna e lo schiaccia. Galatea era una Nereide, una ninfa marina, invoca l'aiuto del nonno oceano, che trasforma Aci in un fiume dalle limpide acque, e questo è il quadro che Paolo De Matteis è riuscito a elaborare sulla falsariga del racconto mitico delle Metamorfosi di Ovidio. Ed è un quadro importante perché, dal punto di vista culturale, perché nelle tradizioni siciliane ancora oggi vive il mito di Aci, è a tal punto vitale che basti dire che gran parte dei paesi del Catanese sul mare portano nella loro denominazione il nome Aci. Aci Trezza, Aci Reale, Aci Castello sono tutti nomi che derivano dal mito di Galatea e Aci, un mito, come è evidente, molto sentito dalla popolazione siciliana. È tuttora vivo. Dopo questa bellissima excursus culturale, la ringraziamo per questo. Volevo approfittare in questa terza domanda, diciamo, lei sappiamo che è stato, diciamo, banchiere sin dall'inizio, quindi anche dirigente della Banca d'Italia, ecco. Sì. Sulle banche più in generale, come anche una banca come questa può riportare fiducia anche nei consumatori, in quanto ultimamente le banche, diciamo, non godono di grande fiducia? Bisogna stringere ancora per un po' la cinghia. Torneranno le banche a fare le banche? Stiamo uscendo faticosamente e lentamente, purtroppo più lentamente di quanto si sperava, da una crisi veramente profonda e grave. Bisogna avere però fiducia, perché finalmente gli indicatori, che sono stati fino a qualche mese fa ancora negativi, si sono mutati in indicatori sia pur molto timidamente positivi, ma già l'inversione di tendenza è qualcosa che ci lascia ben augurare. Ancora un po' di sacrificio e poi dovremmo vedere definitivamente la luce all'uscita del tunnel. Grazie.